Vedi? In maniera tale da poter ripristinare appunto questa funzione. Ora io proverei anche addirittura a fare un'altra fase di clipping, un altro stage di clipping. Vediamo se ciò ce lo consente di fare. Ok. Hard clip, oversampling, 4x, si fa anche 8x. Ok, oversampling offline, same as online. Ok, perfetto. Lo sai fare, lo sai fare, ogni volta che mi vedono dicono lo sai fare, ehi, lo sai fare. Lo sai fare, ok, se. Ehi, lo so fare, posso stare, sono tornato, sì, è ufficiale, chiedilo a tutti per cominciare, ehi, quanti siamo? Non vi conosco, scusi signora, non sono del posto, questi mi chiedono se è tutto a posto, ehi, non c'è male, parlo poco, cerco le parole come un sudoku, ogni giorno sfido Goku, leggo l'aria, leggo dopo, orientale come il tofu. Il mio presente è sempre il mio futuro, mi ricorda sempre dei giorni a digiuno, delle notti sveglio, non so cosa è meglio, se alzarmi adesso o fissare il muro. Quando ho perso non c'era nessuno, ora vinco solo per qualcuno. Bad vibe, sai che le asciugo, non fare il boss, sei davanti Ugo, non sai cucinare, parli di sugo, lo so fare. Mi Lo fare adotto. pure senza Google, ehi, lo so fare, ogni volta che mi vedono dicono lo sai fare, ehi. Ok, siamo andati a tirar fuori un altro solo extra di B per poter poi andare a spingere il master, che un DB non è male. Quindi a questo punto cosa facciamo? Andiamo a ripristinare il nostro transiente, specialmente nella parte bassa. Lo sai fare, ogni volta che mi dicono lo sai fare, ok. Andiamo all'impostazione. True bypass, ok. Lo sai fare. Mangiarti tutte le dita, day by day. Ok, seguimi bene. Qui abbiamo esagerato. Quindi, in questa fase abbiamo esagerato perché? Ora lo vedremo. SOS chiama il Mayday, BBS i poporei, tu sei Ora andiamo a gestire il mix self-artist, io master. self-mayday, Cassius Clay, faccio per me, faccio per sei, fantasmi ritornano come un delay, free my bro, ma non sono gli States, hey, on my way, blackout today, alza la testa se ci sei, se lo sai fare come MJ, ok. Quindi noi, giocandocelo in parallelo, abbiamo la sensazione della percezione del transiente, però in realtà il transiente non inficia sull'headroom. Ok? Quindi stiamo giocando di psicoacustica. Vediamo anche nella parte Lo alta. so fare, ogni volta che mi vedono dicono lo sai fare, ehi, lo sai fare, lo sai fare, ogni volta che mi vedono dicono lo sai fare, ok, lo sai fare, ogni volta che ti vedono dicono lo sai fare, lo sai fare, lo sai fare, ogni volta che ti vedono Andiamo a dare pure un po' di hi-hat, sempre in parallelo. dicono lo sai fare, ok. Lo so fare, posso stare, sono tornato, sì, è ufficiale, chiedilo a tutti per cominciare, ehi, quanti siamo? Non vi conosco, scusi signora, non sono del posto, Un po' più di movimento, ok. questi mi chiedono se è tutto a posto, ehi, non c'è male, parlo poco. Cerco le parole come un sudoku, ogni giorno sfido Goku, leggo l'aria, leggo dopo, orientale come il tofu, il mio presente è sempre il mio futuro, mi ricorda sempre dei giorni a digiuno, delle notti sveglio, non so cosa è meglio. Ok, abbiamo ripristinato il transiente. E adesso, se ti ricordi, prima abbiamo
tolto un po' di parte alta, quindi abbiamo controllato la parte alta, poi l'abbiamo leggermente, con un expander, l'abbiamo espansa la parte alta per andare a dare un po' più di transiente e di dettaglio nella parte alta, stessa cosa nella parte bassa. Adesso andiamo a scolpire il tono del nostro mix. E qua ci sono veramente un sacco di cose. Entra in gioco, per esempio, quelle che sono gli equalizzatori. A me piace tantissimo